Ho deciso di andare a seguire l'Oregon Trail lungo la parte che costeggia il fiume Columbia, perché ho chiesto praticamente la parte, quella originale, dato che, come vi avevo detto, loro mettevano su i carri, sul tipo delle zattere, e riscendevano il fiume. L'altra strada, quella che è molto interessante, che costeggia il Monte Hood, era comunque una via che hanno costruito successivamente ed era pure a pagamento, quindi cioè, l'avevano fatta apposta per farci un business sopra. Adesso sto proseguendo nell'area nord, andando di qua, proseguendo sempre su, arrivo fino a una cittadina che si chiama Tartledale, e da lì, parallela all'autostrada che è l'interstatale 84, dovrebbe esserci la Historical Columbia Highway. E quella ripercorre i passi dell'Oregon Trail, cioè ripercorre, è una strada più tradizionale per chi scaricava i carretti dal fiume e andava avanti proseguendo, dato che per me è impossibile appunto caricare la moto su una barca e fare il Columbia. Quindi vediamo, la meta di oggi è arrivare fino ad Hood River. Quello è il fiume Columbia, qui mi trovo nel Columbia Gorge, che è un'area molto molto bella e costeggia proprio il fiume, non è l'Interstate 84, che è quella, è una interstatale, ma questa strada è decisamente molto più panoramica e permette di anche rendersi conto del fegato che hanno avuto i pellegrini nel imbarcarsi con i loro carri lungo le acque di quel fiume e di scenderlo giù fino a Portland. Multnomah Falls, una delle cascate più famose dell'Oregon, a dir poco spettacolare. Beh, come vedete tutta quest'area è piena di cascate, che penso proprio siano tutti dei torrenti che vanno poi a confluire sul fiume Columbia, che si trova là dall'altra parte, ed è una zona stupenda soprattutto per gli amanti della natura. Penso che l'Oregon sia top, infatti io mi trovo benissimo e qui è stupendo per me. Ragazzi, è impressionante, come potete vedere nell'arco di giusto poche miglia mi sto addentrando ad est e l'ambiente sta cambiando totalmente, cioè non è più verde, si inizia a diventare tutto giallo perché si va nella parte desertica, quindi wow, è incredibile come cambia velocemente. Io sicuro ero poche miglia fa a Hood River, verdissimo, bellissimo, cioè non che qui non sia bello, ma è totalmente diverso, spettacolare.